a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa guardare questa sera, tranquilli, ci pensiamo noi di Screen Week, perché i cinema purtroppo sono ancora chiusi, ma il cinema arriva direttamente a casa vostra. E oggi vi parlerò di una nuova uscita arrivata in esclusiva direttamente in digitale a casa vostra. E sto parlando di Tom e Jerry, il film. Un film adatto a tutta la famiglia, soprattutto a chi ha dei bambini. Qualcuno di voi l'ha visto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Però prima di iniziare a parlare dell'ultimo film di Tom e Jerry, c'è una cosa importantissima da fare, ovvero cliccare sulla campanella qui sotto, così da attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video di Screen Week. Però se amate le nostre rubriche, però oltre alla versione video, preferite seguirci anche in formato podcast, tranquilli, perché le rubriche di Screen Week sono disponibili anche in formato podcast e ci trovate su Spotify. Come al solito trovate tutti i link qui sotto. Ma iniziamo a parlare del film di Tom e Jerry. All'interno di questo film il gatto e il topo sono ancora degli animaletti giovani che arrivano un pochino così squattrinati a New York. Sono un gatto e topo squattrinati, ma ben presto la famosa coppia si scontrerà per la prima volta e lì inizieranno i problemi. Infatti a trovarsi nel bel mezzo di questa ormai celeberrima rivalità sarà proprio Kyla, una ragazza giovane, anche lei squattrinata, che ben presto, proprio per colpa di Tom e Jerry, perderà il posto di lavoro. Così si dovrà trovare un altro impiego e presenterà un curriculum falso all'interno di un prestigioso hotel. Fortunatamente Kyla riceve il lavoro, però purtroppo la sua vita verrà ancora una volta stravolta proprio da Tom e Jerry. Infatti all'interno dell'hotel c'è un pericolo, un topo, e lei deciderà di assumere Jerry proprio per risolvere questo problema. Però purtroppo la rivalità di Tom e Jerry non farà altro che sconvolgere l'hotel. Come andrà a finire? Lo scoprirete guardando il film, perché qui come al solito non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare un pochino nel dettaglio del film. Tom e Jerry arriva direttamente a casa, visto che i cinema sono ancora chiusi. Il film è dedicato principalmente a un pubblico di bambini e unisce due tecniche, quella del film live action unito all'animazione. Infatti all'interno del film gli esseri umani sono esattamente come noi li conosciamo, ma interagiscono con degli animali che sono in realtà dei cartoni. Il film ha dei tratti tipici dei film per ragazzi, c'è cioè il sogno della grande mela, c'è la voglia di riscatto, ma soprattutto ci sono molti insegnamenti. Comunicando a un pubblico così giovane, il film è molto attento ai messaggi giusti da mandare. E secondo me riesce a farlo molto bene, manda messaggi per quanto riguarda l'amicizia, l'importanza del rispetto per gli altri e il valore dei sentimenti rispetto agli oggetti materiali. Il film secondo me è uno di quei prodotti pensato principalmente a un pubblico di bambini, non tanto di giovani, proprio di bambini. Un tipo di prodotto che secondo me mancava da molto nel cinema, che molto spesso si concentrava su giovani o famiglie. E proprio per questo secondo me è perfetto da consumare in casa, soprattutto in questo periodo. Se siete fan di Tom e Jerry, secondo me questo film potrebbe piacervi. Però c'è una chicca da sapere all'interno del film. Infatti all'interno del film c'è un cameo inaspettato, quello del presentatore Paolo Bonolis, che ha una piccola parte nel film. Però non sarà solo, perché infatti all'inizio del film c'è anche un doppiaggio d'eccezione, quello di Luca Laurenti, che doppia un topolino che vuole affittare un'auto al piccolo Jerry. Ma voi l'avete visto Tom e Jerry? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, ma prima di lasciare un commento qui sotto non dimenticate di iscrivervi a tutti i canali social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cinema, ci vediamo sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!